Arriva un momento nella vita del chitarrista in cui si trova di fronte a un enorme muro scintillante di chitarre con le tasche leggermente più gonfie del solito. Lo guarda con ammirazione, ne sceglie una, la porta con sé, la prova e magari alla fine poi la compra pure. Che momento catartico, tutto perfetto, se non per una cosa. Che magari ha fatto l'acquisto sbagliato. La possibilità di commettere errori e di scoprire solo a posteriori di aver fatto un acquisto sbagliato è molto alta quando si va in un negozio senza un piano. Oggi vi spiegherò come io personalmente approccio l'acquisto di una chitarra in negozio dopo più di 10 anni di esperienza, sperando di evitarvi brutte esperienze che io personalmente ho provato. Prima di continuare però YouTube mi fa notare che soltanto il 50% delle persone che guardano i miei video è effettivamente iscritto al canale. Iscriversi al canale è importantissimo perché non vi perdete le nuove uscite e soprattutto lo aiutate a crescere e quindi mi aiutate a produrre sempre nuovi video, sempre migliori. Se potete non l'avete ancora fatto, quindi iscrivetevi perché è importantissimo e davvero super apprezzato. Grazie. Quale miglior location per spiegarvi come comprare una chitarra in negozio se non un negozio? Sono da pochissimo tornato da Milano, sono stato da Play e sono stati così gentili o incoscienti da ospitarmi e lasciarmi letteralmente tutto il negozio a disposizione durante l'orario di chiusura. L'obiettivo chiaramente era uno: comprare una chitarra. Il negozio è chiuso in questo momento e abbiamo accesso a tutto quello che c'è qua dentro. Come vi dicevo, arrivare lì preparati è la cosa più importante. Ci sono alcune cose che dobbiamo sapere ancora prima di entrare in negozio. La prima su tutte è il budget. Quanto possiamo spendere? Sarò cliente qui dentro oggi e vedremo un po' quale chitarra comprerò in un budget compreso tra 4 e 600 euro. La scelta sarà un po' ardua. Numero 2. Anche se non sappiamo con esattezza qual è il modello o quale chitarra vogliamo acquistare, perlomeno dobbiamo sapere che pickup quest'ultima avrà al ponte, se single coil o humbucker. Questa è una discriminante importantissima perché divide in due il nostro mare di opzioni. Single coil al ponte significa un determinato tipo di chitarra ben preciso, così come anche humbucker al ponte può voler significare uno strumento completamente diverso ed è un'idea che dobbiamo avere molto chiara e prima di entrare. E ho deciso che avrà l'humbucker al ponte. Riusciamo già così a dividere in due grandi famiglie il muro e quindi a ridurre la nostra ipotetica cerchia di candidate. Niente cose metallare, l'obiettivo sarà quindi tra i 4 e i 600 euro, humbucker al ponte, animo blues. Diciamo. Il passo successivo consiste nel fidarci di chi lavora lì dentro. Se non abbiamo una ampia conoscenza di base, chi lavora lì sicuramente ne sa più di noi. Allora, quale possiamo prendere? Possiamo prendere in considerazione l'Expo Studio, in okay. Questa colorazione wine red, humbucker al ponte, Epiphone. Siamo sui 419 quindi euro. Siamo sulla base del nostro budget. Possiamo prendere in considerazione una Larry Carlton, sempre doppio humbucker, 599 euro, anche una PRS standard 24, 599 euro. Possiamo andare sempre su una Larry Carlton, una H7 molto molto bella. Ci siamo detti humbucker, ci potrebbe essere una Classic Vibe 70, 419 euro, doppio humbucker, molto bella, leggera. Non è un humbucker, è un single coil un po' più ciccioso. Una Jazzmaster. Se vi trovate in un negozio ben fornito con molta scelta, occhio a non selezionare più di 3-4 strumenti al massimo. Infatti provarne di più rischia di essere poi dispersivo, vi costa troppo tempo e cominciate a perdere di vista le differenze tra uno strumento e l'altro. Direi che 3 è il numero perfetto. È arrivato il momento cruciale, quello dove è necessario essere glaciali e mantenere la calma. Dobbiamo provare le chitarre. Non è il momento di avere paura di quello che la gente penserà di noi, né il momento di dimostrare a tutti quanto siamo bravi. Arrivare da casa preparati, sapendo già cosa andremo a suonare, eviterà sia ipotetiche brutte figure, ammesso che se ne possano fare, e sicuramente eviterà di dare fastidio a tutti gli altri che ci circondano. Cercate di ricreare, per quanto sia difficile, un setup quanto più somigliante a quello che utilizzate
registrate in casa e suonate la stessa cosa su tutti gli strumenti, cercando di non perdere troppo tempo su ogni chitarra, ma cambiandole rapidamente per cogliere effettivamente le differenze senza abituarvi troppo a uno strumento. Provare per la prima volta una chitarra è un momento catartico, fondamentale e delicatissimo, ma non fatevi fregare dalla prima impressione. Occhio a quei difetti che non possono essere corretti dopo. Importante, non fatevi fregare dal setup non perfetto, dalla corda un po' vecchia quando provate una chitarra in negozio, perché sono strumenti che stanno appesi, vi potrebbero dare insomma una brutta impressione senza motivo, perché il setup e le corde sono cose che si possono cambiare. Invece cose che dovete controllare quando provate una chitarra prima di comprarla sono i tasti, se sono posati bene, se li trovate comodi, se li trovate invece smussati male, quindi seghettati. Questa è una cosa che controllo sempre, basta passare la mano. Come funzionano le meccaniche, che passo hanno, quindi se girano morbide, se sono dure, anche queste sono spese abbastanza impegnative se le volete cambiare e prenderne qualcuna di qualità. Attenzione anche al ponte mobile, in questo caso la chitarra a ponte fisso, ma quando provate chitarre col Floyd o ponte similstrato, verificate sempre la tenuta dell'accordatura generale, anche se quella col setup può anche migliorare. E altra cosa che mi piace controllare prima è vedere come mi sta addosso, in piedi, e la dimensione del manico. Non c'è cosa peggiore di trovarsi comodi a suonare uno strumento quando siete seduti e poi alzarvi in piedi e scoprire che è scomodissima, che magari c'è del neck dive o altro. Dipende in che negozio siete, qua da Play lo fanno. Quando prendete una chitarra, questa, se ne avete voglia, viene poi sempre setappata prima dal buon Vito, che si occupa anche di questo. Alla fine ha superato i test la Square Classic Vibe 70 Thin Line. Come sempre poi alla fine vince sempre la Classic Vibe in tutti questi video. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto alle altre. Assolutamente. E poi nonostante il wide range rimane sempre un bel twanghino, wow, sai? Sì. Sembra quasi una via di mezzo bella tra il single coil e l'humbucker. Questa guida è indirizzata a chi non ha un'enorme esperienza in negozio, ma sono sicuro che molti di voi avranno già il loro metodo. E finché funziona per voi, tutto è lecito e tutto funziona. Questo l'ho trovato essere il più consistente nel corso degli anni. Spesso si arriva a momenti del genere con una forte emozione, euforia, ansia, e sono cose che giocano sempre brutti scherzi e che spesso ci inducono a fare acquisti sbagliati e di cui ci pentiamo poco dopo. Quindi, cosa fondamentale, qualunque sia il vostro metodo, stiamo calmi e rimaniamo oggettivi. Sarebbe utile fare una scrematura prima di andare in negozio, quindi capire quale suono e quale modello ci interessa, e poi eventualmente in negozio si può provare tre tipologie diverse per capire eventualmente se non si ha un'idea precisa, oppure tre modelli, tre iterazioni della stessa tipologia di chitarra per trovare quella perfetta. Esatto. Ringrazio Play per avermi dato la possibilità di girare questo video che volevo fare da tanto tempo direttamente all'interno di un negozio, tra l'altro un negozio veramente molto bello, vi consiglio di visitarlo. E lo ribadisco, in caso non fossi già sembrato troppo logorroico, iscrivetevi al canale, è veramente tanto importante. Fate un salto nei commenti e fatemi sapere se avete anche voi fatto un acquisto sbagliato e quale metodo avete maturato per fare un acquisto giusto e ponderato. Bene, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!